saremmo potuti venire in una condizione migliore, invece piove, abbiamo superato le 17:30, quindi non si vede niente, l'unica luce è quella della nostra telecamera e quella di questo gabbiotto che abbiamo di fronte, per il resto è completamente buio. Benvenuti al canile comunale di Bari di Ada Onlus. Potevate almeno appacciarci una luce, fare una cosa un po' più decente, o no? Va bene, meglio vedere che non ascoltare, visto che il comune di Bari è sordo, e allora abbiamo deciso di far vedere la situazione dal vivo a chi speriamo ci aiuti almeno. Chiediamo al comune di Bari. Una situazione che documentiamo drammatica, anche perché questi signori, che nonostante la pioggia, noi una volta ogni tanto, loro stanno sempre a badare i cani del comune di Bari, hanno solo alla fine della fiera 0,30 centesimi a cane, cioè una manciata di croccantini. Infatti nemmeno, una perché manciata. Comunque se vogliamo comprare delle scatolette per cani malati viene a costare 3 euro a scatoletta. Ma dimmi una cosa, in tutto questo c'è anche la deratizzazione del cespugliamento? Tutto, cioè dai 30 centesimi dovremmo deratizzare, prendere cibo ai cani, decespugliare, veterinari e medicine e anche mantenere in ordine gli alberi. Quindi i cani al buio, però dobbiamo avere gli alberi in ordine, quello che ci chiede il comune di Bari. La cosa noi chiederemo conto, nel senso che se qualcuno volesse parlare lo deve fare. Chiediamo conto di una cosa, ma è vero che avete chiesto di mettere a posto gli alberi dopo un articolo un po' scomodo? Infatti, dopo l'articolo della Gazzetta del Mezzogiorno, il giorno dopo, guarda caso, ci è arrivato stato un caso. Vabbè, quando il comune vuole si muove. Allora ci è arrivata una diffida proprio per chiedere il decespugliamento e deratizzazione del canile e noi comunque abbiamo risposto con un'altra diffida, perché comunque vogliamo, cioè qua stanno volando carte bollate che infatti, non si capisce, con gli avvocati tra l'altro, vogliamo che il comune provveda a decespugliare tutto l'esterno canile, perché i ratti arrivano dall'esterno, e deratizzare più che altro, perché anche la MIU fa la sua parte, cioè non ritira i cassonetti giornalmente, perché tra l'altro sono rifiuti speciali e quindi avviene dopo 2-3 giorni, 4 giorni. Non è che quella famosa discussione col sindaco anche per colpa nostra ti ha dato un po' di problemi per questa cosa? Infatti c'è questa, non vorremmo, c'è sindaco, questo attrito con il sindaco, perché comunque la Ada Onlus non abbassa la testa di fronte a nulla, né fa né opportunista diciamo con chi di dovere. Adesso lo diciamo, combatte soltanto per i propri diritti e diritti che comunque il comune di Bari deve avere nei confronti di tutte le associazioni, soprattutto dei canili comunali. Una situazione che non abbiamo riscontrato, dobbiamo dirla tutta, nel canile sanitario. Infatti c'erano anche le piantine, se tu ricordi Aldo bene. Salvini, quando ti ricordi il cucciolo. Salvini, infatti, le piantine, cioè il comune di Bari nasconde la polvere sotto il tappeto, cioè è inutile stare a dire che si sono affrettati nel venire a riparare le cose necessarie proprio per la venuta di Salvini, che poi in realtà non è venuto qui Salvini, è andato al canile sanitario, perché quello è il fiore all'occhiello. A Bari il sindaco De Caro deve capire che non ci sono cani di serie A, di serie B, i cani sono tutti uguali, e anche le associazioni animaliste, i canili soprattutto. La situazione è abbastanza tesa, speriamo che ci siano le condizioni per rasserenarla e per fare in modo che tutti i cani della città di Bari, anche perché, scusi, se li porti tutti a 150 in via Sparano è assembramento. È assembramento. Ai, non lo facciamo perché è assembramento. Portali in fila una alla volta, riusciamo magari a fare da parte infatti a parte effetto canocchiale da parte infatti a parte a via Sparano. Che dici? Infatti. Comunque, scusa, mi si abbassa la mascherina. Tranquilla, a parte tutto, la situazione, lo sentite, sono anche loro particolarmente incavolati, no? Come si risolve? Non lo so, noi andiamo avanti, perché la Downlus, come il sindaco sa, non si ferma di fronte a nulla. Aspettiamo di un incontro proprio con il sindaco e col direttore all'ambiente. Sindaco, sappiamo che tu dobbiamo portare tutti i cani dobbiamo portare tutti i cani fuori allo studio del sindaco per fargli capire la gravità dei fatti, perché a volte se non si hanno delle reazioni forti non si riesce ad ottenere quello che ti spetta di giusto, non il di più. Come
come diceva la signora Giovanna, 30 centesimi a cane, diciamo che è una vergogna. Diciamo che è una vergogna, è ridicolo e vergognoso il contributo di 0,30 centesimi a cane, quando in un canile sanitario, e me ne prendo io le responsabilità, il comune di Bari eroga oltre i 100.000 euro all'anno. Come disse quello a quell'altro, tu lo dici, no? Io se lo dico me ne prendo le piene responsabilità. Ah, non ti lavi le mani, non ti lavi le mani, caro qua. Antonio. No, vabbè, e non quindi mi lavo le mani. Noi siamo quello qui. Quello che dichiaro c'è scritto sulle carte, quindi non ho paura e non temo denunce nulla. La carta che fa? La carta canta. E quindi noi che vogliamo fare luce, ma non per dire, cioè nel senso che facciamo luce col faretto della telecamera, perché altrimenti non si vede niente, torniamo. Un po', perché comunque hanno detto che provvederanno. Bene, allora, come dice a Striscia, facciamo il nodo al fazzoletto, ritorniamo al fazzoletto, Lorenzella. Facciamo il nodo al lenzuolo e vediamo se effettivamente qualcosa si ricorda. E tra l'altro chiediamo al sindaco di Bari un incontro, oppure con l'assessore, con il direttore all'ambiente Nitti, perché comunque vogliamo essere illuminati di come si gestiscono i cani con un contributo di 0,30 centesimi giornalieri. Quanti soldi ci rimettete voi? Una marea. Grazie ai volontari, devo dire, grazie ai volontari, a tutti coloro che comunque ci danno una mano. Oh. È passato, l'hai visto? Così, con la coda. Infatti. Ma qualcuno si chiederà, non l'abbiamo detto e ci siamo ricordati, qualcuno si chiederà, ma perché solo 0,30? Se io mi ricordo che ti davano 1,06, 1,06. Allora, 1,06 viene ridotto del 50%, come c'è scritto sulle determine, quindi viene poi a ridursi al 50%, l'euro è 0,06. Da questo 0,50 centesimi il comune preleva 6.300 euro in questo canile fatiscente all'anno, pertanto paghiamo, lui detrae dai soldi dei contributi i 6.300 euro l'anno, pertanto viene poi lo 0,50 a ridursi allo 0,30 centesimi, da cui dobbiamo pagare medicine, veterinari e quant'altro. Aspetta. Poi i 6.300 euro sono praticamente prelevati senza contratto, questo è importante, sono prelevati senza contratto, il comune non ha mai dato rendiconto di questo fitto che noi paghiamo, preso arbitrariamente. Difatti l'avvocato sta procedendo per una causa proprio per questo fatto qui, appropriazione indebita. Saremo seppelliti dalle carte e dai giudizi, questa è la verità. E in tanti cani stanno così. Dobbiamo dire, tanto si dovevamo, pure tanto loro, dovevamo al sindaco, perché comunque, poiché dicono che lui non sa mai nulla, adesso glielo diciamo. Sindaco, noi siamo qua, cioè non proprio qua perché piove e non c'è la luce, però se volessi dirci qualunque cosa, noi siamo a tua completa disposizione, in modo tale da poter dare una risposta, sempre che tu non voglia incontrarli prima senza il nostro intervento. Ma siamo certi che sarà così, no? Non te può proprio vedere il sindaco, no, a te. E com'è che non te può proprio vedere? Infatti, niente. Per questo è precedente dell'acqua.